Allora, Monsignore, questo non è una intervista come di solito si fa, ma è un colloquio che abbiamo voluto si realizzasse insieme con due professori che vengono dal Brasile, il professor Juvenal Savian Filho e la professoressa Clio Francesca Tricarico. Iniziamo proprio da lei perché ben 3 anni fa lei ha fondato qui l'area internazionale su Edith Stein. Possiamo dire che è un unicum al mondo. Non la ritroviamo in altre università, benché mai anche in Germania, pur essendo prussiana e pur essendo anche tedesca, come la Stein definisce. Volevo chiederle, la figura di Edith Stein, il suo percorso intellettuale, come può essere di aiuto oggi anche alla formazione delle nuove generazioni? Quali possono essere gli stimoli e soprattutto quali possono essere le relazioni, alla luce proprio di un percorso intellettuale di questa autrice, che possono giovare oggi all'interno di una università? E poi, quale idea di università? Ho voluto fortemente l'istituzione di questa area di ricerca su Edith Stein e la cattedra connessa. Ho voluto fortemente tutto questo nella Università Lateranense, soprattutto per un motivo, a parte la validità in sé, diciamo, della studiosa. L'ho voluto perché mi pare che ci sia una forte ed efficace integrazione tra la linea di studio e di ricerca portata avanti dalla Stein e l'idea di università che perseguo io come rettore in questi anni alla luce del magistero di Newman rivisitato da Benedetto XVI. Ora, tutti sanno che Newman sostiene che l'università, per essere il luogo del sapere universale, quale deve essere, universitas studiorum, deve essere sorretta da una robusta sintesi filosofico-teologica. In fondo è proprio quello che ha fatto la Stein, cioè la sua fenomenologia era ed è una fenomenologia che si mette in dialogo sincero e profondo con la fede e che dunque aiuta efficacemente questa sintesi filosofico-teologica che è indispensabile perché l'autentica idea di università possa essere portata avanti. Lo è soprattutto in un momento come questo, nel quale molte università cosiddette hanno rinunciato alla vera e propria idea di università. E ancora, a me la ricerca della Stein piace moltissimo perché nel rispetto delle rispettive autonomie disciplinari, la filosofia e teologia, la teologia e teologia, tuttavia si assicura quella sintesi che in vari modi ho cercato di promuovere in questa università, facendo incontrare tra di loro le due facoltà di filosofia e di teologia e anche l'istituto pastorale, con incontri sistematici che ormai stanno portando i loro frutti. Posso aggiungere ancora che mi pare importantissimo, anche una riflessione sinodale che è stata fatta in questi giorni, importantissimo rivalutare il ruolo e la vocazione della donna, anzitutto nella Chiesa e poi anche nella società, ovviamente. Ora, la figura di Edith Stein va celebrata e ricordata proprio come una donna esemplare che nella Chiesa, come nella società, ha promosso i valori più veri, più autentici dell'umanità, a costo della propria vita. Io stesso, essendo perfettamente consapevole della validità dei modelli, i giovani d'oggi non ascoltano tanto i professori e i dottori, o se li ascoltano è perché sono dei testimoni. Ecco, ben consapevole di questa validità di testimonianza di Edith Stein, parlerò prossimamente ad un convegno internazionale della figura di Edith Stein mettendola vicina a quella del mio fondatore, San Giovanni Bosco, e
il maestro e il padre dei giovani, perché credo veramente che Edith Stein abbia molto da dire ai giovani d'oggi per la loro formazione. Monsignor Enrico, lei è alla guida di questa comunità già da ben 4 anni, poi successivamente riconfermato da Papa Francesco per altri 4 anni. Noi conosciamo bene quello che è lo spirito con il quale lei guida questa comunità, l'idea di una formazione trasversale che possa attraversare non soltanto il coinvolgimento dei giovani ad una vita attiva dell'università, ma soprattutto anche la formazione del corpo docente e di tutti gli operatori che lavorano nella università. E i discorsi che lei ha tenuto ogni anno, all'inizio di ogni anno accademico, di per sé ripercorrono queste tappe, l'idea di una formazione trasversale. Questi testi ora saranno tradotti in lingua portoghese. Volevo chiederle come è possibile poter esportare anche al di là dei confini europei quelle che sono le sfide e quelle che possono essere soprattutto i guadagni di una idea di formazione, potremmo dire, come abbiamo già definito, trasversale. Quali possono essere i requisiti che possono accomunare diverse università, alla luce proprio dell'idea di università che lei stesso cerca di costruire poco alla volta con la sua missione, con il suo lavoro? Diciamo che per questo, per realizzare questo che lei ha ben descritto, mi è stato molto utile istituire il CLAS, Centro Lateranense Alti Studi, di fatto anche l'area di ricerca Edith Stein, la cattedra connessa, fanno parte del CLAS, perché sono convinto che non è sufficiente, anche se è essenziale, la formazione curricolare. Ci vogliono delle possibilità di formazione che scorrono attraverso la formazione curricolare in modo più libero e più ampio. Ma sulla domanda come eventualmente esportare queste nostre intuizioni, queste nostre esperienze, beh, io credo che occorra ripartire dalla riflessione sull'idea di università e trovare università che condividano sinceramente questa idea di università di cui parlavo prima. È per questo che io visito continuamente le nostre sedi affiliate, aggregate, incorporate, faccio convenzioni con numerose università, proprio per creare, se possibile, una rete universitaria che la pensi allo stesso modo circa l'idea di università. Professor Juvenal, dal Brasile, la sua presenza nella nostra università, come avrà avuto modo di ascoltare dal rettore, ha un corpo ben visibile e soprattutto una identità molto definita. Volevo chiederle, il lavoro che lei svolge in Brasile, soprattutto con la fondazione, se non erro da ben 4 anni già al suo attivo, un ampio lavoro sulla figura di Edith Stein, quali possono essere, secondo lei, le sfide di questo gruppo di ricerca e soprattutto quanto il ritornare alle fonti, il ritornare agli scritti di Edith Stein aiuti i giovani d'oggi a misurarsi non con l'idea di una pensatrice, ma direttamente con il suo pensiero. Dunque, le chiederei qual è il metodo di lavoro che voi utilizzate e soprattutto quali, secondo lei, sono le sfide che attendono tutti. Come ha detto il rettore dell'Università Lateranense, Monsignore Dal Covolo, una idea che è molto importante per noi in Brasile in questo momento è l'idea di università. Abbiamo università che non sono antiche come le università europee, però abbiamo università che hanno già una storia, però cerchiamo sempre l'identità dell'università nel mondo contemporaneo. E il rettore ha parlato molto bene dell'influenza, degli influssi dell'economia nell'università e dell'importanza di una riflessione sulla natura, sull'identità dell'università, e in questo aspetto il pensiero di Edith Stein
può offrire una contribuzione veramente importante. Il nostro gruppo di ricerca è nato fa 5 anni fa e segue una storia di interesse, di grande interesse già per la opera, per il pensiero di Edith Stein, però in questo momento abbiamo due aspetti importanti. Il primo, come lavoriamo, è la cosa la più importante, perché cerchiamo di riunire i ricercatori del pensiero di Edith Stein, che vengono da differenti campi di ricerca, con interessi differenti anche, però cerchiamo di fare un'esegesi dei testi di Edith Stein, perché abbiamo ancora bisogno di capire bene il suo testo, il suo pensiero, e dunque riceviamo studenti della filosofia, però anche della psicologia, della teologia, del diritto, e il nostro modo di lavorare è basicamente un modo esegetico. Dobbiamo in primo piano capire Edith Stein, diciamo così. Le sfide sono tante, perché dobbiamo ancora tradurre Edith Stein, dobbiamo ancora capire meglio il suo pensiero e anche fare un collegamento tra il pensiero di Edith Stein con queste questioni che ci interessano tanto, come le questioni della natura, dell'essenza, del ruolo dell'università nel mondo contemporaneo. Professoressa Clio Francesca Tricarico, anche lei fa parte di questo gruppo di ricerca di Edith Stein e si è resa conto attraverso le parole del rettore con l'idea di università e del progetto che lui stesso ha definito, questo suo modo di procedere attraverso anche un interscambio con le altre università e soprattutto anche dall'intervento del professor Savian Filo, di che cosa sia necessario al giorno d'oggi il dover ritornare alle fonti e soprattutto le sfide, la sfida della formazione e la sfida soprattutto di un lavorare insieme. Ecco, volevo chiederle, soprattutto a partire da quel gruppo di ricerca di Edith Stein e il circolo fenomenologico di Gottinga, una sfida può essere il saper anche lavorare insieme e soprattutto quali figure di altri fenomenologi oggi sono importanti per poter capire il contributo di Edith Stein? Stiamo facendo proprio un lavoro di esegesi di testi, questo veramente sempre riprendiamo questi testi, questo è molto importante. Con questo gruppo che si è formato da 4 anni, è proprio il nome del gruppo, che è il gruppo Edith Stein, sul lavoro di Edith Stein e il circolo di Göttingen, ci fa proprio rivedere tutti gli influssi che avevano questo gruppo, che lavoravano tutti i ricercatori insieme intorno al pensiero di Husserl. Certo che tutti questi ricercatori, ognuno di questi ricercatori hanno fatto certi sviluppi da soli, ma solo sempre riprendendo lo stesso pensiero di fenomenologia, ma ci sono degli influssi tra di loro nei suoi pensieri, e proprio su di questo in particolare sto lavorando sul pensiero di Hedwig Conrad Martius nella mia tesi, che penso proprio che Edith Stein ha preso tanti concetti proprio di Conrad Martius. Io penso che Edith Stein, questo spirito, come ben ha detto lei, di formazione proprio lo spirito di Stein, questa transdisciplinarità, direi, è importante per la formazione proprio per questo che lei offre questa possibilità di avere un interscambio delle discipline nella formazione di tutti. E così il rapporto anche tra questo gruppo ora e l'area internazionale della Pontificia Lateranense per noi è una cosa che sicuramente sarà molto fruttuosa, non solo per l'interscambio di pensieri, ma anche dei ricercatori e delle ricerche propriamente dette. Beh, è questo. Okay.